presidente del Parco Nazionale Tosco Emiliano, Giovannelli. Sì, grazie anche forse per attendere l'assessore se arriverà e se no è in arrivo. Credo che sia forse giusto marcare la presenza anche dei parchi nazionali e di realtà di confine della regione toscana. Questo rapporto, dopo il dizionario, mi suggerisce alcune riflessioni. Io sono emiliano di radici e di origine e vedo che l'esperienza dei parchi regionali toscani è un'esperienza assolutamente forte, fondamentalmente per due ragioni. Uno, alle radici, in una regione che appunto si chiama Toscana, dove la ricchezza e l'intreccio tra la natura e la cultura è molto fortunato. L'altro è che i tre parchi presentati sono dei sistemi con una forte identificazione, con una, diciamo così, anche robusta storia, ma hanno una base territoriale davvero notevole, sia dal punto di vista dei numeri sia dal punto di vista della consistenza della differenziazione dell'identità. In questo momento so che è in discussione la legge regionale sia nella regione toscana che nella regione Emilia, e entrambe le iniziative legislative, diciamo, sono partite da elementi abbastanza contingenti. Io credo che sia opportuno, nel momento in cui i parchi in Italia, non nel mondo, come ha detto giustamente Pigliacelli, i parchi nel mondo sono una forma istituzionale in espansione, giovane e in crescita. In questo momento i parchi in Italia vivono un momento, almeno apparentemente, di grande riflessione e ripiegamento, come un po' avviene un po' per tutta la politica, l'innovazione e anche la competitività del Paese. Non è un caso che nel momento in cui si ripiega la competitività e si ripiega anche l'orizzonte politico, forme istituzionali di ricerca e sviluppo e d'avanguardia come i parchi soffrono particolarmente. Ecco, io penso però che queste esperienze dicono di una solidità e di una consistenza assoluta, vorrei dire irreversibile. In altre regioni, alla luce del fatto che per esempio i parchi regionali hanno la forma dei consorzi tra comuni, sono stati addirittura privati del compenso i presidenti, il che non sarebbe di per sé un problema se non fosse un significato di forte svalutazione dell'autonomia dell'istituzione. Io penso che Emilia e Toscana, per il ruolo che hanno nella conferenza Stato-Regioni, dovrebbero giocare una parte abbastanza importante, a partire da una legislazione regionale che abbia un orizzonte nazionale, cioè che sia capace di interloquire con e di tenere presente i principi tuttora validi della 394, che sia capace di proporre anche modelli di amministrazione semplificati ed efficienti, magari il più possibile svincolati da quella pesantezza che appesantisce tutta l'amministrazione pubblica italiana, e che sia in grado anche di introdurre nei territori regionali e nazionali le politiche di sistema. Che vuol dire, diciamo, le relazioni parchi-territorio e le relazioni tra i parchi? Il Parco delle Apuane e anche questo di Massaciuccoli San Rossore sono a un'ora di distanza dal versante toscano del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Sono a pochi passi dal Parco Nazionale dell'Arcipelago e sono, diciamo così, all'interno di un sistema, ci fosse una carta, articolato, ricchissimo, ma anche molto fitto di aree protette. Tra Lucca e Portofino, tra Parma, Pisa e l'Elba, l'Italia offre una concentrazione di paesaggi, ma potremmo dire talamone arrivare alla Maremma, una concentrazione di climi, paesaggi, diversità storiche, diversità culturali, eccellenze, esperienze anche di integrazione tra elementi della natura ed elementi della storia che ha pochi eguali al mondo.
Ecco, io penso che è un ragionamento che vada introdotto nel mondo dei parchi anche per il numero. In Emilia-Romagna, per esempio, i parchi regionali sono 14. Questa riflessione sui tre parchi toscani mi faceva in qualche modo invidiare da regione a regione un'esperienza più condensata, concentrata e precisa, perché 14 possono essere anche troppi e dispersivi, e l'accorpamento, la semplificazione amministrativa sono soluzioni inferiori alla capacità di identificare nell'istituzione parco anche un territorio preciso, una strategia e anche una missione legata alla natura del territorio, si tratti di Michelangelo o si tratti della campagna della Maremma. Quindi io penso che lo sviluppo di uno studio di questo genere, di cui vanno sicuramente ringraziati gli autori, debba essere anche quello, se possibile, dell'ottica di sistema e dell'ottica di confine. Ci sono dei sistemi naturali, penso all'Appennino, penso al Po e penso a certi aspetti del mare, che non stanno rinchiusi nei confini della regione, e una politica di protezione della natura e valorizzazione dei sistemi naturali dentro la storia del paese deve tenere anche conto di questo. Forse le politiche di sistema e le politiche nazionali sono in questo momento i veri assenti dalla politica dei parchi, che riescono a realizzare delle esperienze di eccellenza e di valore che testimoniano il valore di se stessi e non riescono a dare al nostro paese, all'Italia, quel valore aggiunto, quel made in Italy non imitabile e non soggetto alla concorrenza cinese o asiatica che i parchi possono dare su alcuni filoni che sono anche i filoni storici del successo del nostro paese nella storia, che sono la creatività, l'arte, la cultura, la profondità della storia e anche la fortunata disposizione del paesaggio, perché questo è sempre il bel paese. Comunque io vi ringrazio delle suggestioni e anche di quel po' di ottimismo che questa ricerca, questo rapporto in qualche modo infondono a chi lavora nei parchi, perché si ha la sensazione che al di là del quotidiano, a volte molto difficile, comunque c'è una base molto consistente sulla quale si può sicuramente avere, come è stato chiesto, avere la forza nelle sedi politiche di rilanciare. Questo paese ha bisogno di innovazione ed eccellenza nella gestione del territorio e della sua messa in valore.